Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio portarvi sul canale un confronto fra due giochi di guida. Perché ho deciso di portare questo confronto? Perché mi ha veramente sorpreso per quanto riguarda l'aspetto grafico. Infatti quello che vedremo oggi è solo l'aspetto grafico di questi due giochi. Un gioco che è WRC Generation, quindi un gioco di rally uscito a novembre 2022, quindi un gioco molto recente. E poi invece abbiamo dall'altra parte a confronto Forza Horizon 5, uscito esattamente un anno prima, quindi novembre 2021, quindi un gioco molto molto più vecchio. Però cosa è successo? Che qualche settimana fa Microsoft ha rilasciato appunto per il suo Forza Horizon versione 5, ha rilasciato un aggiornamento modalità rally, questo aggiornamento che è a pagamento, che ci dà la possibilità di pilotare ovviamente le macchine da rally, quindi col navigatore che ci parla e ci dice che tipo di curva stiamo per andare ad affrontare. Ma la cosa interessante di questo confronto ovviamente non è la modalità di gioco, la modalità di guida, il comportamento, tutte queste cose, perché sono due giochi completamente diversi sotto tutti gli aspetti, perché comunque Forza Horizon 5 è un gioco molto arcade, mentre WRC Generation rimane un gioco che tende un po' più alla simulazione, e poi è un gioco con la licenza ufficiale Rally WRC, quindi abbiamo tutte le macchine ufficiali del campionato mondiale rally, con anche i team ufficiali, ma con anche l'aggiunta ovviamente di macchine storiche che hanno fatto la storia del rally, però è un gioco completamente dedicato al mondo del rally, mentre Forza Horizon di per sé ha sì incluse nel suo pacchetto classico le macchine da rally, ma che venivano utilizzate per fare le, chiamiamole così, missioni quotidiane che andiamo a fare con quel gioco, mentre adesso con questa modalità dedicata al rally abbiamo proprio un aspetto più simile al rally, appunto per quanto riguarda la tipologia di gara. E divertendomi molto ad utilizzare i giochi di rally, ho notato subito una differenza grafica abissale, nel senso che ok, Forza Horizon si sa che è una grafica pazzesca, però è uscito un anno prima addirittura di WRC Generation, e siccome vedremo tra poco perché già qua dietro di me state vedendo qualcosa, andiamo a confrontare le varie situazioni, ovviamente c'è qualcosa che manca a WRC Generation dal punto di vista della grafica sotto tanti aspetti. Sembra quasi un gioco, se vogliamo, un po' datato. C'è poca integrazione grafica tra la macchina e quello che è il percorso, sembra quasi che la macchina sia un oggetto esterno al gioco, cioè non lo so, particolari che a me hanno lasciato molto sorpreso, perché comunque Forza Horizon è un gioco molto datato. Ovviamente non avremo le stesse macchine all'interno, perché con Forza Horizon vanno sbloccate, poi comunque non abbiamo la licenza ufficiale WRC, quindi non ci sono tutte le auto recenti del mondiale rally, quindi è più un confronto proprio puramente grafico, perché comunque nel pacchetto che andiamo ad acquistare di Forza Horizon 5, oltre ovviamente i vari percorsi, la tipologia di guida rally, abbiamo anche subito di default la Ford Focus di Colin McRae. Colin McRae ovviamente uno dei piloti storici del mondiale rally, quindi avremo quella Ford Focus che vedremo più spesso all'interno del video che già sta scorrendo dietro di me, mentre su WRC Generation vedremo magari altre auto. Ma è proprio il dettaglio, la qualità grafica e il realismo che stiamo per vedere, quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo questo confronto grafico fra due giochi che puntano entrambi a quello che è il realismo e l'aspetto grafico riguardante quello che sono le corse rally. Partiamo! Perfetto, le auto si stanno allineando, come vedete sta per partire il countdown di partenza ed ecco partite. Abbiamo la Ford Focus, come vi ho detto, di Colin McRae per quanto riguarda Forza Horizon, mentre abbiamo la Hyundai i20, quella che corre nel mondiale rally. Vedete già la differenza grafica, secondo me, delle due auto, e soprattutto per quanto riguarda quello che è il contorno intorno alle due auto. È pazzesca la differenza. Quello che sono gli alberi, i dettagli degli alberi, l'erba, cioè guardate la differenza che è allucinante. Abbiamo una definizione per quanto riguarda Forza Horizon che è fuori di testa. E anche per quanto riguarda l'auto, per quanto riguarda WRC Generation, è un po' più videogioco la macchina, mentre guardate i riflessi e quanto è reale la carrozzeria della Ford Focus di Colin McRae.
Poi, una volta che abbiamo visto comunque questo particolare, adesso volevo farvi vedere quello che sono proprio anche i dettagli nelle varie situazioni che rendono veramente i due giochi completamente, secondo me, diversi per quanto riguarda il realismo grafico, sebbene WRC Generation è arrivato addirittura un anno dopo. Cioè, guardate anche lo sterrato, guardate quanto è reale lo sterrato della For Focus di Forza Horizon, mentre come in alcune parti lo sterrato, in questo caso abbiamo ancora anche qui una For Focus, anche se più moderna rispetto a quella di Colin McRae con WRC Generation, però vedete anche i rami, i tronchi che si vedono, i sassi, mentre guardate quello che succede con Forza Horizon, davvero secondo me pazzesco. E anche la macchina stessa, vedete che ogni tanto la macchina di WRC Generation sembra che fluttui sul terreno rispetto invece al realismo pazzesco di Forza Horizon. E qua guardate adesso i pezzi che vengono raccolti nell'uscita di strada di entrambi, che differenza pazzesca. Cioè, dove abbiamo l'Audi, quindi abbiamo WRC Generation, abbiamo visto dei pezzi che volavano, che sembravano dei pixel, erano delle cose piatte che arrivavano, mentre quando usciamo di pista con quello che è Forza Horizon Rally, ragazzi, avete visto che pazzeschi sono i, diciamo, i detriti che vengono raccolti. Adesso siamo ripassati dall'Audi che abbiamo disponibile nel rally, quindi un'auto rally leggenda per quanto riguarda Forza Horizon, e guardate anche qua con la pioggia, secondo me Forza Horizon con la pioggia è allucinante, mentre dall'altra parte e anche qua non abbiamo secondo me un realismo della pioggia dal punto di vista estetico, cioè sì, piove, bello, ma non quel realismo che abbiamo invece in Forza Horizon. Proprio un dettaglio anche delle pozzanghere, guardate adesso sotto il ponte WRC Generation com'è tutto lucido, sembra quasi uno specchio, ma è fin troppo specchio, e anche qua, cioè secondo me è fin troppo lucido e specchiante il terreno che abbiamo sotto all'auto, e anche le gocce in certe situazioni sono molto grossolane, cioè non ha un effetto realmente come quello della pioggia. E adesso guardiamo anche invece Forza Horizon, che spettacolo anche in questa situazione. Adesso siamo ritornati sullo sterrato, guardate ancora i pezzi che sono volati via dall'erba, quando l'audio è uscita sembravano quasi dei fogli piatti, cioè non avevano consistenza, davvero è quasi deludente il fatto che ci sia un anno di differenza tra i due, quindi tanto tempo, ma ancora come Forza Horizon sia qualcosa di spettacolare. È vero che Forza Horizon è sviluppato solo per una console o per PC, mentre WRC Generation viene sviluppato per qualsiasi console, quindi magari potrebbe essere un limite, però mi sembra un limite un po' troppo accentuato secondo me. Adesso volevo farvi vedere ancora anche in queste situazioni, dovremmo arrivare nell'acqua, in una pozzanghera, un torrente da attraversare, guardate la differenza, cioè secondo me pazzesco come c'è un realismo incredibile in Forza Horizon e molto meno in WRC Generation, e come comunque l'auto rimane, cioè, troppo reale. Guardate invece in WRC Generation anche come si muove, come è nei movimenti quando sale, scende dai dossi, da quello che va a incontrare sul terreno, c'è cioè un comportamento non bello da vedere. Adesso dovremmo arrivare nella parte al buio, guardate, entrambi sono al buio, entrambi vanno con i fanali dell'auto, però anche qua secondo me non è male neanche WRC Generation in realtà. Però secondo me anche in questa situazione Forza Horizon ha qualcosina in più. In questa modalità rally che si ha questa macchina poi di Colin McRae è pazzesca da vedere, e devo dire che è allucinante il realismo. Però si nota un pochino meno la differenza rispetto al giorno, ma c'è differenza anche qua, se guardate bene c'è tanta tanta differenza. Quindi ragazzi, questo era solo un video per condividere con voi, perché ci tenevo a far vedere come comunque un gioco vecchio, perché parliamo di un gioco del 2021, sia comunque più competitivo dal punto di vista del realismo grafico e di quello che è l'impatto realistico rispetto a un gioco uscito addirittura un anno dopo, un gioco poi comunque molto più simulatore, che dovrebbe avere anche da quel punto di vista darci quelle sensazioni estetiche e grafiche
di realismo, perché essendo un simulatore dobbiamo immergerci. Invece, secondo me, no, mi aspettavo di più da WRC Generation. Questa modalità rally che è possibile acquistare per Forza Horizon è davvero pazzesco. Poi ci sono dentro altre auto che sono dedicate sempre al fuoristrada, che non sono macchine da rally, che comunque ci vengono date per fare determinate gare, e poi potremmo usare comunque le macchine da rally che già abbiamo magari nel nostro garage, che comunque adesso acquistano più valore nell'utilizzo, perché abbiamo diciamo una situazione, un percorso e una dinamica da rally. Quindi ragazzi, spero che questo mio video, un po' diverso dal solito sicuramente, ma che mi piace comunque perché è una mia passione anche questa, condividerla con voi e sapere da voi cosa ne pensate, anche se non avete nessuno di questi due giochi, cosa ne pensate di quello che avete visto, di quello che vi ho fatto vedere, o se invece li avete entrambi, ce ne avete solo uno dei due, cosa ne pensate anche voi di questo confronto per quanto riguarda solo l'aspetto grafico, che poi è quello che diciamo è già una buona parte del gioco, arriva da quello che ci dà l'emozione nel guardare quello a cui stiamo giocando. Quindi se questo mio video l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, tantissime cose arrivano su Instagram. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video! Yeah.